sai, ti stavo proprio aspettando. Ero qui, ti aspettavo da tanto. Grazie ancora. Diverso da chi? Diverso da chi? Diverso da chi? La sua casa. Amore mio, come sta? Prego, dimmi amore. Spider-Man, te li dici proprio tutti giusti. Dai, come stai amore mio? Colpi di fortuna. Colpi di fortuna, bene, colpi di fortuna. Poi dopo... Non ci resta che piangere. Non ci resta che piangere. L'era glaciale. L'era glaciale, basta, ce n'ho troppi. L'ultimo, là, l'ultimo da là. Mezzogiorno di fuoco. Bella, che film, può essere meraviglioso. Dimmi te, Daniela. Il principe del mare, pensa te. Va bene, siete a posto così? Uomo sodo! Uomo sodo, vai, basta. Principe del mare, uomo sodo, via, basta. Dammi il foglio, vale, con questo video, vedo cosa vedo, gli altri me ne invento io, dai, l'altro c'è scazzo io. Allora, va bene, va bene, va bene. Ok, prova a fare un giorino, Aspetta che non l'ho nemmeno visto. Non so se si scrive sponsor, l'hai scritto? Io mi ricordo, ero un piccolo grande uomo, fatto più o meno così, e c'avevo la febbre, ma non la febbre dell'oro, la febbre del sabato sera, avevo proprio la febbre, ero gonfio, gonfio a bestia, sembrava una spugna, ma non una spugna, sponge. Ricordo che c'avevo la febbre e sicché volevo rimanere a scuola, volevo rimanere a casa, scusate, non volevo andare a scuola, perché volevo fare una fuga di cervelli, una fuga da Absalom, una fuga dalla scuola media, perché in effetti a scuola non andavo benissimo, non c'avevo tutti 8 e mezzo, ero un pochino come Pinocchio, bugiardo, mentivo, 24 volte al secondo, come al cinema, volevo fare delle vacanze, magari potevano essere anche delle vacanze romane, non mi interessava, però volevo rimanere a casa, sicché aspettavo che il cappello facesse che perché aspettavo l'arrivo del dottore, così vado, perché si sa che il postino sono sempre 2 volte, il dottore no. Ora mi ricordo che in particolare io quel giorno rimasi a casa, non andai a scuola perché mio mamma diceva sempre, c'è chi dice no, però quel giorno mi disse sì e quindi rimasi a casa e mi affacciai alla mia finestra sul cortile, e casa mia mi sembrava una metropoli, perché vedevo tutti questi figlioli che andavano a scuola, io mi sentivo diverso da chi? Diverso da chi non andava a scuola e rimaneva a casa. E un po' mi annoiavo, però avevo i sogni e la mia fantasia che mi portava via col vento, ma non era un vento, era il ciclone, via verso orizzonti di gloria, andavo via e sognavo che un giorno magari io con i miei amici non andavamo più a scuola, andavamo all'università e diventavamo i laureati, e quindi sognavo che per un pugno di laurea lì potevo essere il padrino, per qualche dollaro in più chissà, magari un taxi driver senza fare troppo lo spaccone. Mi ricordo in particolare un sogno, era un mezzogiorno di fuoco e con un mezzo di ritorno a casa. A un certo punto vedo un po' e era un cane in paglia che era tutto bucato, no? Sì che mi avvicino, era un po' rosso, ma che dico rosso, profondo rosso, sì che mi avvicino e un sussurro mi prende, mi vengono a gola, dormite la trema, perché avevo fatto colazione da Tiffany, avevo preso una spremuta di arancia meccanica, eravamo io e Annie in persona, no? E sì che poi e c'era questo sotto dentro, mi era rimasto in gola così, allora ne sto male, a un certo punto cammina e si sa, a un certo punto le relazioni sono feriolose, l'attimo è fuggente e vedo un sacco di anomalie, Dio, ma dove sono finito? Nel popoloso mondo di anomalie, dico ma qui non ci resta che piangere, sicché vado avanti e vedo, a un certo punto vedo Edward e Mario di Fondice che per accendere il suo spinello aveva dato fuoco a tutto il posto delle parole e dico ma no, ora giurassi qua che non lo vedo più, e lui mi dice non è la porta, perché mi detto c'è Freddy Krueger, Pippi Lazzarone e Batman che lo fanno tutti insieme appassionatamente, dico ascolta Ciccio, te ti sei fumato il giardino dei tizi o tini, te lo dico io, faccio un passo, vado oltre il giardino e vedo una saltata di roba da mangiare, una grande abbuffata, un colpo di fortuna, prendo un vassoio di pomodori verdi fritti e boom! Tutto su mia madre, lei si incazza a festa con Edward e guarda anche i laureati e dice questi sarebbero quei bravi ragazzi, e io fermi, un momento, dove sono le chiavi di casa, dov'è la chiave, della casa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no, della casa della finestra che ritorno, no, casa mia, entro in casa mia e gli scopro l'impero dei sensi, e poi sono scherzato ancora meglio, sono rimasto a casa e tutto è cambiato, perché i colpi di fulmine non finiscono mai, allora io ci penso bene e penso qual è la prima cosa bella che ho visto in vita mia, la mia mamma, e dopo il cinema.
E dopo il cinema ho visto anche la pianista, lei mi ha trasformato in qualcuno che poteva parlare subito di futuro, forte come Rocky Balboa o Rocky Picture Show, forte come lo squalo, ma il cinema è i sogni. Se ci pensate bene, il cinema è l'unico territorio dove anche le guerre sono meravigliose, perché sono guerre stellari, maschi contro femmine, femmine contro maschi, sussurri e grida. Questo è il cinema, ed è una cosa veramente pazzesca, perché ti senti forte come il principe delle maree, ti senti meraviglioso, straordinario, un ciclone che ti prende e che non ti porta più via, perché il cinema lo puoi dimenticare un angolo per 3, 6 mesi, un anno, e lo potrai amare quanto vuoi, per quando vuoi, non sarà stato geloso mai. È questa la cosa bella del cinema, che è un amore particolare, e è proprio vero allora che se il cinema è un po' come la vita, allora vuol dire che la vita è bella.